ma ora tutti concentrati per seguire insieme Roberta Rodeghiero. Vai, Rovi! E ci sono le bandiere italiane per Roberta Rodeghiero, la pattinatrice appunto allenata da Franca Bianconi, e ha 22 anni ed è al debutto all'Europeo. Forza Roberta! Va la Brava. Combinazione, via, flip tollup, così. Dai, anche il tollup, una piccola imprecisione all'arrivo, step out, forza Roby. Il doppio Axel, via. Adesso la bellissima sequenza di passi curata anche da Barbara Melica. Buono, buono, buono questo corto. Ci ha fatto sudare alla fine con la trottola rovesciata. Deve esserle scappata la lama. Lei infatti è arrabbiata, hai visto? Sì. Si è dispiaciuta, sì. Poi adesso l'andremo a rivedere. Infatti stiamo guardando i livelli che arrivano, ma è andata bene perché sì. I salti sul triplo, sul doppio axel, noi finalmente abbiamo tirato un primo sospiro di sollievo. Poi vediamo, che ne pensi Stefania? Ma io credo che debba essere contenta la Roby, perché ha pattinato bene e ha tenuto i denti stretti fino alla fine, ha combattuto, c'era qualche piccola imprecisione, ma è normale, è la tensione, ma dovrebbe essere un buon corto. Quindi allora il punteggio, ti dico, allora il punteggio da superare è 45-73, perché è la prima delle atlete non qualificate, 46-17 il punteggio invece dell'ultima delle qualificate, quindi deve fare un punteggio migliore di 45-73. Vediamo, aspettiamo, perché stanno ancora lavorando i tecnici su questo componente tecnico ovviamente del programma. Aspettiamo, perché lì vediamo cosa succederà. Tanto possiamo guardare come sono state chiamate le sue adesso vediamo naturalmente
Guardate questo c'è bel lei, primo piano. Poi ci sono ancora tante pattinatrici, quindi è ovvio che dobbiamo aspettare con ansia questo punteggio, ma non è definitivo, nel senso che anche se non dovesse essere adesso, se non dovesse comparire adesso la Q, però c'è sempre speranza dopo. Adesso aspettiamo, aspettiamo, mentre vediamo Franca Bianconi con Rosanna Murante. Lei è un po' arrabbiata, Roberta. Vediamo, in questo momento il punteggio di 44,71, noi aspettiamo la conferma ufficiale, 23,74 il tecnico Elements e 20,97 sì per i components. In questo momento è esattamente dodicesima, veramente a un passo dalla qualifica, 44,71 solo un passo dalla qualifica, vediamo. Vediamo quanto... Vediamo, vediamo, aspettiamo. Dobbiamo aspettare le altre pattinatrici, dobbiamo ovviamente aspettare, perché veramente 44,71, vediamo, dobbiamo aspettare, perché ce ne sono ovviamente tre prima di lei, vediamo, aspettiamo.